un cordiale benvenuto anche ai telespettatori di One TV. L'arbitro da in attesa dell'inizio, l'arbitro giù disco partita, il partiti Como contro Bressanone allo stadio di Como, penultima partita del Remediation Round, va da Marcati. Marcati passa la blu, passaggio, attenzione, eruzione contro D'Agate, 1-0, eruzione gol, short-handed gol per il Bressanone, bel gol di eruzione, Daniel Eruzione, 1-0 per il Bressanone. Sì, sì. Finalmente Xami riceve disco da Codebò, può liberarsi, scalta dal gol, bello passaggio per Marcati, gol. Doppio tiro di Marcati e gol! Primo tiro di Marcati, risponde bene Klammer, ma sul rebound Lollo Marcati non perdona. Vabbè, è andato bene il giro stavolta. 1-1 per il Como, sono trascorsi ben 6 minuti dall'inizio del secondo periodo, il Como riesce a riportare la partita in parità con una grande azione caparbia di Lorenzo Marcati. Ah, questa volta è stato Xamin sull'ala qui sinistra che quasi fosse nel terzo di vita. Dai, e adesso Aruel è da solo, 1-1. 2-1. 2-1 per Di Nicola. Gol! Di Nicola di Beck, gol. Mentre Tum abbatte il proprio portiere cercando di bloccare l'azione di, chiedo scusa, era Demez. E da a Tauber attaccato da Di Nicola, poi in balaustra Caletti, arriva Cianfrone, prende disco, bravo. Sbaglia, De Biasio recupera, bravo, e da a Di Nicola, Robert Nicolas Di Nicola, da un ottimo disco De Biasio, tiro di Caletti, respinta di Klammer di scudo, De Biasio ancora per Caletti, Caletti per De Biasio, tirerà De Biasio, lo fa, ed è gol, ed è gol a 10-0-3 dal termine, 3-1 per il Como, grande premio per De Biasio che è stato un faro di in tutta la partita. Bravissimo, bravissimo. De Biasio prolunga su Aruel, Aruel lungo flipper di Nicola, a porta vuota di Nicola, segna ed è il 4-1 a 3 minuti e 51 dal termine. Si allontana lo spettro degli overtime per Caletti, di rimbalzo De Biasio, Di Nicola, De Biasio, Di Nicola, Di Nicola, buono su Caletti, e grande azione, gol di Re, su deviazione. Su tiro di Caletti, 5-1, sì, loro a 16 erano, al termine, anche loro erano un po' sui patti, sì, basta vedere il loro body language, come si dice, cioè sono proprio un po' fermi. Beh, ma Ambrosoli è un ragazzo di stile. Esatto. Il signore si rialza a Paramidani mandando letteralmente a quel paese. Va bene, tutto bene, ciò che finisce bene. Siamo partiti male, abbiamo recuperato e poi diciamo vittoria meritata alla fine, anche se la partita non è stata splendida, cioè noi abbiamo fatto un sacco di pasticci, una partita che potevamo vincere molto più tranquillamente, anche se poi abbiamo vinto tranquillamente, ma ricordiamoci che era 2-1 a fine del secondo tempo, quindi eravamo lì, poi alla fine l'abbiamo sistemata. Va bene, bravi ragazzi e ci vediamo sabato. A questo punto un cordiale saluto a tutti i telespettatori di One TV, a tutti i radioascoltatori di Radio Village Network e un arrivederci a sabato per Como Alleghe, da Corrado Codebò e da Sergio Marcati.